un confronto tra voi e lui. Che sentimenti prova per te? I sentimenti che questa persona prova per te. Andiamo a capire che sentimenti prova per te questa persona. E vediamo quindi come possono andare le cose, quali sono i sentimenti che questa persona prova per te e che sentimenti tu provi per lui. Questo è anche importante capire. Quindi quello che devi fare è scegliere semplicemente o il pensare a una persona, scegliere o il Buddha o la piramide, o il Buddha, la piramide, o la stele, o Buddha, piramide o stele. Quali sono i sentimenti che questa persona prova per te? O Buddha, o piramide, o stele. Quindi fai la tua scelta, Buddha, piramide o stele. Quali sono i sentimenti che questa persona prova per te? Cerchiamo di capire. Quindi fai la tua scelta, pensa a una persona e partiamo con il Buddha. Partiamo con il Buddha. E vediamo un attimino quali saranno i legami, insomma, tra voi. È anche importante capire se, diciamo, questa persona avrà voglia di costruire qualcosa con te oppure no. Partiamo con il Buddha. Allora, partiamo con il Buddha e vediamo. Quindi, siamo sulla prima stesa del Buddha. Un confronto tra voi, chi è più coinvolto, chi è meno coinvolto. E vediamo. Che ci dice il Buddha? Che ci dice il Buddha? Allora, tagliamo le carte, vediamo, partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi, poi utilizzerò gli oracoli e anche altri tarocchi, magari anche i tarocchi zen, vediamo un po'. Allora, partiamo con la prima carta uscita, il carro della vittoria. Quindi carro della vittoria vuol dire che come relazione è una relazione positiva, bisogna mantenere un equilibrio interiore, diciamo, è uscito dritto, quindi un equilibrio interiore tra la parte, come possiamo dire, tra le due singi, le due fiere. Vediamo che sempre il simbolo, è molto interessante questo simbolo, perché la persona che guida il carro è il mago, vi ricordate il mago, solo che ha cambiato cappello, non ha più, diciamo, non ha più il cappello che rappresenta l'infinito, ma ha questa corona di sole. Il sole rappresenta comunque un simbolo molto importante e vediamo che ci sono anche altri simboli. Se andiamo a vedere, questa carta è veramente ricca di simboli. Il sole, il simbolo del sole, è rappresentato anche, diciamo, sul petto, e quindi è una carta che rappresenta la vittoria, appunto, ma è necessario mantenere un equilibrio interiore tra le proprie, diciamo, istanze interiori, mediare tra logica e ragione. Vedete che questo personaggio, che poi era il mago, che si è evoluto, deve, diciamo, gestire entrambe queste sfingi, queste fiere, questi leoni. Qualcuno li identifica come sfingi, qualcuno li identifica come leoni. Un saluto anche a Green Apple, le identifica come sfingi, qualcuno le identifica come leoni e devono essere guidate al meglio, quindi rappresentano le nostre istanze interiori. Quindi è una carta che dice che la relazione funziona, può funzionare se tu e l'altra persona avete un equilibrio interiore. L'equilibrio interiore è fondamentale per questa cosa. E poi abbiamo l'imperatore, la seconda carta estratta, quindi abbiamo il carro della vittoria e l'imperatore. L'imperatore, che poi diciamo, rappresenta la stabilità. Ritorna di nuovo il simbolo del sole, vedete, è interessante questo connubio, perché il simbolo del sole sta sia sull'imperatore che sul carro della vittoria, quindi il sole rappresenta comunque
la meta che vogliamo raggiungere, il sole rappresenta l'obiettivo che ci vogliamo dare, e anche l'imperatore ha tutta una serie di simboli, se vogliamo, la coppa in mano, quindi sta utilizzando tutti gli strumenti del mago fondamentalmente, perché l'imperatore ha la coppa del mago, ha il bastone che sarebbe il fuoco, il bastone del comando comunque. E tra l'altro c'è il sole e luna, vedete questi due simboli, il sole e la luna, che rappresentano proprio nella tradizione orientale lo yin e lo yang, quindi rappresentano il verso e l'inverso. L'imperatore rappresenta la solidità, la stabilità, stabilità materiale, stabilità economica, quindi è una relazione comunque stabile, ma anche con una persona che ha una sua stabilità, insomma. E la terza carta è uscito proprio il sole, che rappresenta quindi invece qua l'unione, ed è interessante questa carta perché c'è stata proprio un'evoluzione, no? Il simbolo del sole che si è ripetuto nelle due carte, e poi nella terza carta è venuto fuori proprio il simbolo del sole, che quindi rappresenta proprio un po' la conclusione. Vedete che ci sono queste persone che tra l'altro sono nude qua sotto, nude sotto al sole, quindi sotto la luce del sole. Ecco, quindi è una relazione dove ci può essere, diciamo, da parte di entrambi comunque una connessione. Vediamo cosa ci dicono ancora, se c'è qualche altra informazione che ci possono dare i tarocchi Zen di Osho. È una persona che conoscete comunque, con la quale si sta instaurando un rapporto interessante. Allora, vediamo cosa ci dicono, mescoliamo i tarocchi Zen di Osho. E abbiamo il lasciarsi andare, quindi lasciarsi andare significa che comunque è una situazione in cui ci può essere fiducia, ci si può fidare, e anche poi la seconda carta è quella della maturità, quindi una relazione che richiede maturità comunque, non va vissuta impulsivamente, ma va vissuta da parte di entrambe, qualunque sia il contesto, perché ripeto, non è detto che debba essere per forza una relazione sentimentale, potrebbe essere una relazione affettiva, potrebbe essere una relazione anche lavorativa, oppure una relazione di amicizia. Quindi richiede il lasciarsi andare, quindi una persona che comunque è uscita anche la carta dell'imperatore, ha stabilità e richiede comunque anche maturità, però richiede anche maturità, quindi senza maturità non si va da nessuna parte. Ma volevo ancora fare una piccola estrazione per quanto riguarda questa stesa con gli oracoli, come possiamo dire, con gli oracoli dei registri akashici. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Allora, mescoliamo le carte, vediamo che ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Vediamo un po', estraiamo una carta e viene fuori l'equilibrio. Ecco, quindi è una relazione che è equilibrata, diciamo. Quindi questo è un po' per dare la risposta anche a chi è più coinvolto, meno coinvolto. Questa è una relazione in equilibrio, diciamo, no? Quindi non c'è uno sbilanciamento da una parte rispetto all'altra. Questo è per dare anche questa risposta a questa domanda. Ecco, quindi mettiamo da parte il Buddha e passiamo alla piramide, perché ho scelto la piramide. Quindi vediamo questo confronto tra due persone che interagiscono, un confronto tra due persone, voi e un'altra persona, come si sviluppa la relazione, qual è il confronto, come si può sviluppare la relazione. Vediamo qual è il confronto, quindi pensate a una persona, e adesso la scelta è la stesa della piramide. La stesa della piramide, vediamo che ci dice questa stesa.
Quindi che cosa, qual è il confronto tra questa persona, tra voi, tra questa relazione, che se c'è uno più coinvolto, uno meno coinvolto, se c'è un'intesa, se non c'è un'intesa, se andrà a buon fine, se non andrà a buon fine. Vediamo un po' cosa ci dice questo. Oh, è uscito il mondo! Beh, il mondo, anche qua, è una carta molto bella, ovviamente, che rappresenta, diciamo, che rappresenta un po' tutti gli elementi. Cioè, abbiamo l'angelo, l'aquila, il toro e il leone, che rappresentano un po' tutti e quattro gli elementi. Il mondo, ovviamente, è la 21ª carta, è l'ultima dei tarocchi, perché poi c'è il matto che si può mettere allo 0, al 22, diciamo, il joker, diciamo. Ma il mondo rappresenta il completamento, quindi rappresenta un po' il raggiungimento dell'obiettivo, quindi la conclusione, il percorso, quindi iniziatico. Tra l'altro, a proposito di percorso iniziatico, iscrivetevi, chi non l'avesse fatto, al nuovo canale Cammino Iniziatico, di cui posto il link. Iscrivetevi al nuovo canale Cammino Iniziatico, di cui posto il link qua sotto. Un canale dove è uscito un video, tra l'altro, sulla visione del Cristo, ma doveva uscire domani, poi ho programmato male, è uscito oggi. Vabbè, comunque andatevi a iscrivere al canale Cammino Iniziatico. E quindi il mondo rappresenta un po' il completamento dell'iniziazione. Farò poi un video anche per capire che cosa si intende veramente poi praticamente con iniziazione. Quindi prima carta uscita, il mondo. Oh, esce di nuovo il carro della vittoria, abbiamo quindi questa volta il carro della vittoria unito al mondo, mescolando le carte ci danno sempre. E poi la terza carta, la temperanza. Quindi temperanza, carro della vittoria e il mondo. Ma diciamo che è sicuramente tutte e tre dritte, quindi tutte e tre sono carte fondamentalmente positive. Ti stanno dicendo che raggiungerai il tuo obiettivo, cioè la conclamazione, questa relazione andrà avanti. Anche qua bisogna mantenere un equilibrio tra la propria interiorità, è fondamentale, e avere anche un po' di pazienza. La temperanza, se esce dritta, rappresenta la pazienza. Se esce al contrario, può rappresentare un po' la perdita di tempo, no? Perché è la pazienza mal spesa, diciamo. Siccome la carta è uscita dritta, temperanza dritta rappresenta proprio la capacità di la necessità di avere pazienza, la pazienza. E quindi vediamo un attimino qualche consiglio su questo. Quindi è una relazione che andrà a compimento, diciamo, serve un po' di pazienza e serve un buon equilibrio. Ecco, quindi, la parte finale che è la pazienza, la parte finale che è il mondo, il raggiungimento dell'obiettivo, si raggiunge con pazienza, quindi il compimento della relazione si raggiunge con pazienza e, un buon equilibrio interiore. Esce la carta del compromesso, come tutte le relazioni ci va qualche compromesso. E poi di nuovo il mondo, ecco, è uscito di nuovo il mondo. Quindi questo compromesso probabilmente è legato anche un po' alla carta della pazienza. Come in tutte le situazioni ci vuole, c'è necessità di trovare una... è caduta una carta, di trovare una situazione... perché poi abbiamo la rinascita, una situazione, quindi l'obiettivo è sempre il mondo, è sempre la conclusione. Vedete, qua il mondo viene rappresentato addirittura come il pianeta, no? Quindi, un amore, una relazione che si estende, insomma, al di là del tempo e dello spazio, richiede qualche compromesso e porterà una rinascita. La rinascita è un po' il concetto legato anche all'iniziazione. L'iniziazione prevede una rinascita, infatti tutti gli iniziati, ad esempio, cambiano nome, perché cambiano? Ma anche nella religione cattolica, se voi pensate al Papa, per dire,
Papa Jorge, come si chiama, Bergoglio, ma tutti i papi, cambiano nome, è diventato Papa Francesco, ma anche Ratzinger, Papa Benedetto. Quindi il cambio del nome fa parte, ma anche i preti, anche le suore cambiano nome. E questo cambio del nome è proprio una caratteristica di tutte le iniziazioni, anche nel buddismo. Il lama, quando uno diventa lama, maestro, quindi nel buddismo tibetano, normalmente c'è un cambio del nome. Poi non è sempre detto che accada, ma spesso, diciamo, non è, nel buddismo tibetano non è, come dire, non è necessario totalmente, però spesso c'è un cambio del nome. Comunque, diciamo, viene inserito questo termine lama che significa un cambio comunque. Lama nel buddismo significa maestro, guru, una persona, diciamo, quindi che fa un salto quantico, un cambio. Ecco, quindi questo cambio del nome rappresenta la rinascita, cioè muoio come che ne so, Papa, no, Bergoglio, eccetera, e divento Papa Francesco. Quindi è un cambio, un salto quantico. E anche in questa situazione la rinascita richiede quindi un percorso di introiezione. Vediamo, quindi l'abbiamo visto, vediamo ancora con i tarocchi, con gli oracoli dei registri akashici, cosa ci dicono di questa relazione? Vediamo ancora gli oracoli dei registri akashici. Beh, viene fuori l'akasha e poi viene fuori la conoscenza. Quindi l'akasha sono collegate queste due carte perché l'akasha rappresenta un po' l'osservatore delle memorie. E la conoscenza rappresenta il percorso di conoscenza, quindi che era legato un po' alla temperanza che è uscita fuori. Quindi è una relazione questa che si deve costruire goccia a goccia, con pazienza, temperanza, conoscenza, e l'akasha è una conoscenza più profonda, perché i registri akashici sono le memorie, no? In questo caso anche le memorie dei corpi astrali, le memorie ancestrali, quindi le memorie ancestrali. Vediamo un attimino se c'è stato, credo, un salto di connessione, ma adesso dovrei essere in chat, dovrei essere di nuovo dal vivo. Scrivetemi se vedete perché c'è stato un salto della connessione. Provate a scrivere, vedete se riuscite a scrivere, vediamo un po'. Comunque iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Ok, al canale e anche al canale Cammini Iniziati, quindi c'è stato questo salto di connessione, ma è stata ripristinata la connessione. Bene, abbiamo finito per la seconda stesa, passiamo alla terza stesa che è la stesa della stele, la stele di quarzo rosa. Vediamo che ci dice la stele di quarzo rosa, quindi sempre sul tipo di relazione, com'è questo tipo di relazione tra queste due persone. Vediamo cosa ci dice la stele di quarzo rosa. Allora, abbiamo la giustizia, prima carta, la giustizia rappresenta che le cose vanno più o meno come tu vai, abbinata alla morte, che rappresenta un cambiamento, quindi nella tua vita verrà portato un cambiamento notevole, ma secondo giustizia, cioè secondo, e anche c'è di nuovo la temperanza. Vedete che c'è questo collegamento tra le tre stese, perché c'è sempre una carta che comunque rigira, in questo caso la temperanza. E la giustizia, anche qua, è un simbolo molto importante, rappresenta l'equità o l'equanimità, cioè una valutazione corretta della realtà. Quindi ecco, ti sta dicendo che comunque entrambi, tu e l'altra persona, state valutando in modo corretto, con giustizia, la realtà. Probabilmente questa relazione prevede un grande cambiamento,
un cambiamento che può essere lavorativo, dipende da dove è stata inquadrata la relazione, ma è necessario effettuare un cambiamento, e prevede anche un po' di pazienza. Pazienza però, anche qua è uscita dritta, quindi la temperanza è la pazienza ben spesa, non è il tempo perso, diciamo. Ecco, questo è un po' quello. Quindi una relazione che per evolversi in qualche modo richiede comunque un cambiamento. E quindi ovviamente la pazienza rappresenta anche un po' la ragione, la logica, no? Il cambiamento non deve avvenire su basi impulsive, perché tutto quello che è impulsivo poi alla fine, come dire, non è che porta dei grandi risultati. E vediamo ancora cosa ci dice, cosa ci dicono i tarocchi zen. Oggi usiamo i tarocchi zen. Fiducia. Quindi la fiducia è la connessione, no? Ecco, qualunque relazione deve essere basata sulla fiducia. Fiducia vuol dire anche assenza di gelosia, perché se ci pensiamo bene, ad esempio, nella gelosia, nelle relazioni dove c'è gelosia, la gelosia è l'assenza di fiducia, fondamentalmente, no? Questo dobbiamo dirlo. E poi coraggio. Il coraggio, anche qua, ecco, una relazione che richiede fiducia e coraggio. Qua è proprio, probabilmente il coraggio è legato anche al cambiamento, al voler fare qualcosa che ci può portare a una situazione. E poi c'è il sogno. Quindi il sogno in questo caso, tra l'altro, sembra un sogno d'amore, perché ci sono due persone che, quindi per portare, però potrebbe essere anche in altri ambiti, però per portare a compimento il sogno d'amore, serve fiducia e coraggio. Quindi che sia un sogno d'amore, che sia. Quindi anche questa, diciamo, non ci sono ostacoli particolari, però un cambiamento. I cambiamenti tanto nella vita avvengono sempre, purtroppo, per fortuna, diciamo, siamo esseri impermanenti. Una delle cose che dobbiamo comprendere, che spesso non riusciamo a comprendere, cioè riusciamo a comprendere a livello cognitivo, ma non riusciamo tanto a comprendere poi a livello, come dire, pratico, pragmatico, è l'impermanenza delle cose, i cambiamenti che sono veramente impermanenti e ci trasformano completamente. Quindi questo è quanto. Vediamo ancora una lettura con i tarocchi, cioè scusate, con gli oracoli. Sembra farla apposta, ma escono di nuovo l'equilibrio. Quindi anche qua ci sta dicendo è una relazione comunque equilibrata, senza sbilanciamenti da una parte all'altra. Sono sempre sorpreso quando poi mescoli le carte, qua sono 78 carte e ti ritorna la stessa carta, di nuovo non della stesa precedente, ma di due stese fa. Quindi è interessante anche questo. Che ha anche un significato, secondo me, perché, come dire, che fa capire che i tarocchi sono sincronicità, c'è qualcosa che trascende la casualità, fondamentalmente. Nulla è veramente casuale, io credo, anche una foglia che cade in un posto preciso, non per caso, ma perché ci sono tutta una serie di cause e condizioni che fanno sì che quel posto lì dove cade è il posto giusto. Pensate a una foglia che cade dall'albero e finisce proprio, oppure pensate all'onda del mare, se siete andati mai su una spiaggia, penso di sì, anche se siete anziani sarete andati su una spiaggia. Ecco, l'onda del mare arriva proprio al posto giusto. E ci sono tante situazioni, diciamo, no? Cause e condizioni che fanno sì. Ma comunque, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così riceverete le notifiche dei nuovi video. Ovviamente seguitemi su tutti i canali, chi vuole abbonarsi può abbonarsi.